Intanto ringraziamo per l'opportunità che viene data ai lavoratori che per nome e per conto delle organizzazioni sindacali riescono a fare sentire la propria voce. Oggi parliamo non soltanto a quanto segreteria regionale UGL, ma parliamo a nome di un cartello di organizzazioni sindacali, comprensivo anche di ALE, Confintesa, USB e Cobascodir. Da oggi si è iniziato il percorso di 3 giorni consecutive che prevede l'astensione dal lavoro di questi soggetti che vengono utilizzati negli enti regionali, nei vari comuni, nelle ASP, negli ospedali, in qualunque pubblica amministrazione e anche in alcuni casi anche ancora nel settore privato. E diciamo che questa tipologia di lavoratori da 25 anni non riesce a trovare soluzione. Siamo in attesa della risoluzione della Corte Costituzionale rispetto all'impugnativa dell'articolo 36 della legge 9/2021, legge regionale 9/2021, che dovrebbe verosimilmente vedere la propria luce il 7 giugno prossimo 21. Ma nell'attesa di questa sentenza siamo a perorare la causa con emendamenti già presentati e anche firmati da vari deputati, sia di maggioranza che di opposizione, presso l'Assemblea regionale, per poter allocare in questa finanziaria le risorse aggiuntive pari a 15 milioni di euro non utilizzabili in questo momento per la stabilizzazione, e a fronte di un'integrazione oraria che possa essere consentita e data a questi lavoratori con un articolo di legge votato dall'Assemblea regionale nel suo insieme, ci auguriamo nel proprio insieme in toto, dal mese di giugno al mese di dicembre di quest'anno, dell'anno corrente. Una chiosa a parte meritano i lavoratori ASU dei beni culturali direttamente incardinati nell'ambito della regione siciliana, in quanto questi provvedimenti, sia di stabilizzazione che soprattutto di integrazione oraria, per effetto dell'utilizzo diretto sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, la 199/2020, del luglio 2020, possono perfettamente, ai sensi delle leggi nazionali, del decreto legislativo 468 97 e della legge regionale 24/2000 possono essere sia stabilizzati che avere le ore di integrazione in via esclusivamente amministrativa. Su questo gli assessori competenti per materia, che sarebbero l'assessore ai beni culturali, che pure ha fatto il suo facendo la richiesta, ma soprattutto gli assessorati al lavoro e l'assessorato all'economia, non hanno dato una precisa risposta.